Dico proprio, cioè non mi piace prendere in giro le persone. Io ho saputo della mezz'ora. L'ha saputo, sì. Questo è il rischio, sai qual è? Che dica, sì, mi dica, Paolo dice, ok, va bene, grazie. Vorresti più la figura di merda che... Però vediamo se riusciamo a almeno dire un accenno. Perché se tutti parlassero in contemporanea dei loro problemi non se ne risolverebbe uno. Quindi ti dico, io ti posso dare visibilità, se ti dico, se mi rompi dentro quei cartelli e tutto, ottieni l'effetto contrario, capito? Questo è quanto. Non sappiamo se ci fanno parlare. Noi vogliamo più. Sì, allora tu puoi parlare a tenere. Teniamo tutte e due, lui. Questo è un gruppo di ragazzi che arriveranno dopo e che non hanno futuro in Italia. Questo perché gli italiani chiedono dignità e la dignità la si ottiene solo col lavoro. Siamo stanchi delle parole, ora vogliamo i fatti. Con le promesse di chi ci governa non si mangia più. Viva il popolo che è sovrano. E occorre un altro per creare un po' di... Che dovrebbe dire? No, tu devi dire, io sono d'accordo perché potenzialmente ognuno di noi che viviamo in prima persona questa crisi potremmo condizionare e diventare pistolero. Piero, ti sei stufato di quest'Italia? Solo dell'Italia? Di cosa ti sei stufato, Piero? Mi sono stufato di tutto, che non succede mai niente. E alla fine siamo tutti a piedi, come tutto il resto degli italiani, in attesa che succeda qualcosa. Dopo tanti mesi che non c'era il governo, stavolta dico, darò fiducia a questo governissimo. Vi do 100 giorni di tempo, poi... Rivoluzione. Patrick, tu? Sei stufo anche tu, Patrick? Ci siamo qua. Io, scusi, io ho un'azienda con 10 operai, non io, devo pagare le tasse altissime in euro, devo pagare gli operai in euro e quando ho costruito il mio prodotto sta lì. Dove vanno? Vanno a prendere il cibo. Allora, è l'euro che ci ha inchiodato tutti quanti, ha capito o no? Se fanno delle politiche giuste. Ha creato 20 milioni di disoccupati. Siamo stufi di questi che ci governano perché ormai siamo all'insopportabilità totale. Nel mese di maggio l'euro è entrato a gennaio, noi a febbraio commercianti abbiamo un bar, tutti gli anni ci danno il listino prezzi, febbraio non ce l'ho, gli hanno aumentato una bibita che costava 1500 lire la Coca-Cola, cosa, a quasi 3200 lire, già sotto governo Prodi, ancora non c'eravamo noi al governo. No, perché tu mi guardi sembra di stare un mega video telefonista. Parlami, ecco, si parla così mi sono davanti, se no vedo dietro. Sì. L'emergenza lavoro può far diventare le vittime dei carnefici. Può darsi, per un macello che disoccupazione che c'è in giro. Eccoci qua, buonasera. Allora, la domanda di stasera è: si può giustificare la violenza dei disperati? Perché diciamo questa cosa? Perché la Presidente della Camera Boldrini ha detto che appunto la vittima può in certi casi trasformarsi in carnefice, poi ha rettificato, ha detto che non voleva giustificare, ma intanto l'ha detto, siccome la Presidente della Camera non è proprio l'ultima arrivata, e allora vogliamo discutere di questa cosa. Allora, Roberto, vorrei sentire delle opinioni in piazza Varese. Parliamo con Simone. La mia risposta alla violenza è assolutamente no. Inoltre ritengo che il Presidente della Camera avrebbe dovuto fare un'osservazione molto più costruttiva, soprattutto per il partito da cui proviene, ovvero sostenere il governo Letta che in primo luogo ha il dovere di risolvere questa crisi. E questo è l'unico modo, assolutamente non la violenza. Valentina? Io posso comprendere e capire la signora Pubblico, in quanto la crisi che tutti quanti potenzialmente stiamo vivendo può comportare ad atti violenti. Quindi, ma ragazzi, io voglio dire scusa, prima di proseguire, no? Poi, vabbè, capisce la signora Boldrini, mi dispiace, avanti.
Allora andiamo da Giulio che fa l'artigiano. Ciao Paolo, scusa di più. Ciao. Per il discorso dei Boldrini vedevo una cosa, una parte giusta, perché le forze dell'ordine non bisogna mai colpirle, perché è una cosa indegna per l'opinione pubblica. Se poi uno ha tutti i suoi problemi, se le deve tenere per se stesso, ma non colpire all'opinione pubblica, questo posso dire. Prego, c'è qualcun altro? Luca. Luca, buonasera. Che tra l'altro è un esponente del partito della Boldrini. Infatti con orgogliosa. Ah, benissimo. Con orgoglio non possiamo dire che siamo d'accordo con Laura Boldrini, ma per un motivo preciso. Laura Boldrini la prima cosa che ha fatto è portare la solidarietà e la vicinanza a tutti. Dai, dai, lasciamo finire, facciamo finire la giornata. Questa qui però volevo intervenire. Chiedo scusa, signori, i signori della piazza, per cortesia, se non condividono possono evitare di bocciare. Siamo stati invitati alla trasmissione, ci hanno chiesto se volevamo partecipare. La signora ha portato questo cartello che, come avete visto nell'ultimo momento, le è stato strappato in questo modo. Questa è la libertà di parola che abbiamo noi italiani oggi. Neanche buongiorno, neanche buonasera. Vergogna. Tutta questa gente è venuta per parlare, neanche uno ha avuto il diritto di parola. Uno non ha avuto diritto di parola. È stato un monologo, soltanto un monologo tra persone che si sono organizzate prima. Noi servivamo solamente ed esclusivamente a fare il numero a loro. Loro ci hanno chiamato se volevamo partecipare. Abbiamo fatto i cartelloni, ci hanno messo dietro e non hanno fatto parlare nessuno di tutte queste cose. Sì, io sono venuta qua appunto per sostenere il movimento di Massimo Crippa in nome del popolo sovrano, perché noi da semplici cittadini volevamo solo dire che noi vogliamo solo lavorare. Il nostro è chiedere semplicemente di poter lavorare e basta, e basta. Adesso i negozianti di Varese e gli artigiani di Varese, per dare un chiaro segno del disagio che stiamo vivendo, adopperemo le nostre vetrine a lutto, perché questo è il futuro del commercio in Italia. Ci metteremo tutti a lutto. Lo sono fiero. Ma questi politici ci hanno rotto veramente, mi scuso del lavoro, i coglioni ci hanno rotto. Ora, come ho detto prima, ci do 100 giorni di tempo, se no anche questi qui hanno fallito. Questa persona che è molto cara a me ha avuto uno sfratto con una bambina e una moglie, è andato a chiedere aiuto, sapete cosa hanno chiesto? Portiamo tua figlia e tua moglie in comunità, e lui in mezzo alla strada. Questa è l'Italia, mi vergogno, mi vergogno. Questo ragazzo di 22 anni ha questo, protesta con questo, le hanno rubato il suo futuro. È un ragazzo di 20 anni, studiava, voleva realizzarsi in Italia, questo è quello che viene caso, e non ha avuto diritto di parola.